Buongiorno, questo è un video al contrario perché sono uscita e ero di corsissima e sono arrivata a casa adesso. Sono stata in posta e ho comprato un regalino supplementare per Luca. Sono dei francobolli a tiratura limitata. Io ho scoperto da poco che ha anche questa passione, oltre alle monete e anche i francobolli. Quindi un mese fa abbiamo provato a comprarli sul sito delle poste, non si è riuscito e mi è venuto questo lampo di genio questa settimana, quindi questa mattina ho realizzato. Gli ho comprato quelli che mi ricordavo, gli altri non me li ricordavo. Vi faccio vedere il pacchettino. Allora, questo qua gli ho comprato praticamente un magnum di birra, di una birra particolare. E notare, io ho aggiunto il fiocco bavarese style, lui adora quella zona, come la birra, come tutto il nord Europa, e qua gli ho fatto più o meno una cosa in pandan con dentro i francobolli e la cartolina che gli ho preso, insomma, glielo darò, non so se insieme o dentro, devo ancora un attimo ragionare. Il signore di Beata Birra mi ha messo, di Birra Shop, scusate, mi ha lasciato uno spazietto per metterlo. E quindi l'ho infilato dentro. Questo è il regalo per Luca che adesso devo subito nascondere prima che arrivi un attimo. Ok, l'ho nascosto. Allora, vi faccio vedere il mio look. Vi faccio vedere come ho usato la tuta che ho comprato da Shein. Qua c'è un piccolo difetto, devo stirarlo, devo dargli un colpo di vapore perché si gira sempre. Allora, ho messo il mio trench nero nuovissimo. Poi, siccome sotto davvero sono uscita in tuta, però è una tuta chic, vi faccio vedere com'è. Ecco, questo è con il cappottino, vedete, il pantalone largo, molto comodo, io ho le ciabatte ora, ma ho usato le scarpe da ginnastica. Questo è il trencino e questa è la tuta. Eccola qua. Guardate che adesso sono un po' scomposta. È molto morbida, molto comoda, è leggerina, per cui va bene solo per questo periodo, poi basta. Ho infilato sopra questa collana perché mi sembrava di andare proprio così. Ho detto così, faccio finta di essere vestita bene. E sono uscita così a fare due commissioni velocissime. Il profumo che ho messo, allora ho messo in realtà, ho usato una palettina nuova tramite un gruppo fighissimo che adesso forse ho nominato più volte. Si parla di un po' di tutto, di ricette, di profumi, di cosmetici, di viaggi, di cose da ridere. È un gruppo veramente bello perché è vario e saluto Susanna Fatto che so che mi segue magari anche qua e saluto anche oddio, c'è diverse persone di quel gruppo che mi seguono qua sul mio canale che guardano qualche video, per cui vi saluto tutte. Il gruppo si chiama Retinolo e altre storie. Mi sembra che l'amministratrice sia di Biella, ma non sono sicura. Vi saluto, vi adoro. E su questo gruppo domenica io ero annoiata a guardare una partita di calcio col mio lui. Hanno messo, praticamente hanno reclamizzato che se si spendevano, se si faceva un acquisto sul sito di Estée Lauder, si riceveva in omaggio una palettina. Io ho comprato giuro, un mascara da 7 euro e mi è arrivata a casa questa palettina stupenda, è di Brands Goddess di Estée Lauder, appunto. A parte che me l'aspettavo più piccola, invece è grossa così. Guardate, voi non vedete quanto è meravigliosa questa. Ve la faccio vedere anche aperta. Cioè, è tipo prendi lo specchio magico, Chappie, ve la ricordate? Qualcosa del genere. E guardate che belli che sono. E sono la scrivenza comunque non è male. E questo qua, cioè, me l'hanno regalato con un ordine di 7 euro. Cioè, se ci pensate, questo gruppo è una fonte di idee inesauribile. È il gruppo più vario a cui sono iscritta. Ci sono ricette, idee, cioè, poi si ride, c'è cioè, proprio gente ironia, proprio a fiumi, quindi mi piace un sacco per questo motivo, non ci si prende sul serio. E vi consiglio di chiedere l'iscrizione e magari salutatemi quando entrate, così mi danno un ma figurati, sto scherzando ovviamente, però è carino che magari dite che l'avete scoperto, ve l'ho detto io su YouTube, come un'amica può dirvi altre cose. Quindi ho usato questa palettina, ho usato il marrone e il beigiolino, non si vede perché qua c'è un tempo veramente
Osceno, adesso è uscito un po' di sole, ma qua in Piemonte voi non avete idea di quanto ha piovuto ieri. Io dicono che dal 58 che non ha piovuto così e vi posso giurare che è così, è proprio così. Quindi la luce è quella che è. Mi è uscito un bel brufolino qua, non so il perché. I capelli sempre da Hillary Clinton. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao! Come profumo ho messo Tonka di Remine Sans, un profumo che metto pochissimo, infatti ho deciso di comunque cederlo, però è un profumo mandorlato, coccoloso, è buonissimo, però lo uso poco e quindi ho fatto da tempo questa scelta di smaltire un po' la mia collezione e cercare di comprare meno e tenere solo proprio quelli che mi fanno impazzire la follia, ma troverete un video, non so se prima o dopo di questo.